Benvenuti, facciamo un video che riprende quello che abbiamo fatto vedere mercoledì scorso, con alcune aggiunte e alcune piccole variazioni che sicuramente troverete interessanti. Allora, prima di tutto, prima cosa che vi faccio vedere è come trasformare un'immagine, eventualmente che avete una texture con una risoluzione molto elevata. Per esempio, questi qui sono i mattoni. I mattoni però, come vedete, sono abbastanza grossi, quindi essendo grossi hanno un'immagine più grande di 1024x1024. Questo tipo di immagini su Second Life OpenSim non vengono trasferite perché il limite è 2048. Quindi io userò questo programmino open source che si chiama Pinta, disponibile su Linux, Unix e Mac. Quindi chiudiamo un attimo tutto. Una volta lanciato Pinta, si comporta un po' come Photoshop. È possibile prendere un'immagine, trascinargliela dentro e a questo punto possiamo fare delle trasformazioni. Trasformazioni e fare resize image. Ecco, questo qui in teoria 2048 forse andava già anche bene, ma prendiamola e portiamo tutto. Quindi resize image e la mettiamo a 1024. Nel momento in cui c'è il baffo in questo quadratino, allora lui mantiene le proporzioni. Quindi facendo la resize, vedete che ha ridotto il tutto. Quindi a questo punto possiamo fare il save as di brown brick, chiamiamo 1024. Mettiamo all'inizio 1024 brown brick, quindi abbiamo 1024 brown brick. Andiamo a vedere altre texture che ci interessano, quindi direi che ci interessa il tetto, medieval roof, quindi facciamo lo stesso mestiere per il tetto, eccolo. Facciamo image, resize image. La portiamo a 1024, facciamo file save as medieval roof 1024, ok, e poi prendiamo, quindi abbiamo visto che abbiamo preso i mattoni, prendiamo ancora il legno, blanks 4. Eccolo qua, facciamo image, resize image, ecco questo in effetti deve essere per forza modificato, 1024, salviamo, 1024-plux e poi prendiamo ancora l'intonaco se ce l'abbiamo, ecco intonaco per esempio questo, plaster dirt. Oppure anche questo, plaster clean. Plaster clean, ce lo mettiamo. Qui facciamo image resize. Ah no, era già a 1024. Comunque facciamo che salvarlo in modo tale da trovarli tutti con lo stesso nome. Ok, quindi a questo punto abbiamo queste quattro immagini, quindi il muro, il tetto medievale, le assi e l'intonaco. Ora andiamo con queste quattro immagini, andiamo dentro Blender. Quindi apriamo Blender, ecco Blender, vediamo i tasti premuti, aumentiamo le dimensioni e lo mettiamo verde che si vede un pochino meglio. Ok, quindi adesso vedete tutto quello che premo. Allora, la prima cosa da farsi è di importarsi le texture. Non è la prima cosa, ma è una delle tante possibilità, è quella di prendersi il nostro, diciamo, navigatore del disco.
E poi si può semplicemente prendere le immagini, quindi una per ciascuna, e semplicemente portarla dentro Blender. Facendo in questa operazione, adesso vedrete che andando nella UV Image Editor vi dovreste ritrovare con tutte le quattro immagini. Quindi vedete che abbiamo i mattoni, abbiamo il tetto, abbiamo le assi e abbiamo l'intonaco. Bene. Allora, detto questo, adesso andiamo a fare una mini costruzione che cercheremo di portare in OpenSim. Allora, quello che facciamo è di prendere questo cubo e teniamolo nelle dimensioni che abbiamo qua, quindi facciamo tab, andiamo in edit mode. Selezioniamo per facce, facciamo una cosa che assomigli a una casa in miniatura e poi, avendo selezionato la faccia, facciamo estrude, vedete che si estrude verso l'alto e gli facciamo una sorta di secondo piano e poi facciamo S, scala, e scaliamo lungo la Y. Vedete che la Y è il verde. E io la faccio lungo la Y perché mi aiuta questa bussola. Se voi siete orientati in maniera diversa, forse dovete fare la scalatura lungo la X. Possiamo ancora fare il tetto di questa cosa, quindi alzare ancora questo. Quindi facciamo un estrude e facciamo un tetto un pochino creativo, quindi S, Y. Quindi facciamo una struttura bruttita, che è quella che abbiamo fatto a lezione, ma serve soltanto per avere un oggetto che non sia proprio banale da texturizzare. Ora, l'argomento successivo è quello di separare per materiali. Quindi vogliamo progettare questa casa e vogliamo dire che, per esempio, il tetto ha il materiale associato al tetto. Questo lo si fa andando qui nel materiali, allarghiamo un po', usiamo per il momento ancora il Blender Cycles, vedremo la prossima sessione che useremo il Internal, ma per il momento andiamo sui materiali di Cycles. Quindi Cycles, il materiale che vogliamo assegnare è quello del tetto. Ok. Allora, il tetto ovviamente avrà dei nodi e nei colori gli mettiamo l'immagine e l'immagine è quella del Medieval Roof tetto. Ok. Quindi a questo punto abbiamo un materiale che è il tetto. E vogliamo assegnare questo materiale alle parti del tetto. Come facciamo ad assegnarle? Dobbiamo fondamentalmente selezionare Shift, Shift, tasto destro, Shift, 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 tutto quello che è tetto e poi, avendo selezionato questo materiale tetto, facciamo Assign. Allora, avendo assegnato diciamo facce, queste qui risulteranno texturizzate a mo' di tetto. In teoria dovremmo vederle già con Material oppure con Rendered. In realtà, a parte le luci, comunque con il Materials si dovrebbero vedere, ma vedete che non vedo niente. Perché non vedo niente? Perché manca l'UV Map. Quindi assegnare il materiale non è sufficiente, dobbiamo ancora procedere a fare l'UV Map. Per fare l'UV map del tetto, per esempio, una cosa che si può fare è quella di fare 7, 5 magari per vederlo non in prospettiva ma in orto. Vedete? Tra l'altro lui qua mi sta già facendo vedere come verrebbe il materiale. Credo che questa sia una feature degli ultimi Blender. Qui
volendo fare il UV Unwrap, dobbiamo, innanzitutto qui mettiamo l'immagine del tetto. Okay. Siamo in Edit Mode, selezioniamo appunto queste facce che abbiamo detto essere del tetto e poi facciamo un U, facciamo U e facciamo Project from View. Vedete che risultato che questo è il modo in cui viene testualizzato e infatti ci fa vedere esattamente cosa, come apparirebbe. Come vedete, questa texturizzazione non va un granché bene e quindi la cosa che faremo qua è avendo, adesso faccio A e poi A per selezionare tutto, faccio una scalatura di questo per vedere di ottenere una texturizzazione adeguata. Quindi facciamo così. Ok. Allora, il piccolo problema che avete qua, a volte, in questo caso si nota poco, è che vedete che le dimensioni di queste tegole sono abbastanza piccole qua, ma si allungano qui. Questo perché c'è stato uno stretching. Allora, nel corso ho fatto vedere che si può correggere questa impostazione andando selezionando le facce. Queste, e poi solo con queste facce selezionate faccio S e vedete che posso intervenire soltanto su quelle facce. E così possiamo controllare le dimensioni delle tegole che, come vedete, sono ancora troppo grandi. Quindi facciamo ancora OK. Quindi adesso potrebbe essere più credibile. Un'altra tecnica che si potrebbe fare per la texturizzazione che non ho fatto vedere nel corso è quella di provare altri tipi di unwrap. Per esempio, se io seleziono queste quattro e poi quando vado a fare l'unwrap, nelle possibilità di unwrap, vedete che abbiamo anche il Follow Active Quads. Il Follow Active Quads è fatto in modo tale da mappare le superfici in maniera che siano equilibrate. In pratica cosa fa? Cerca di considerare tutte le facce che avete fatte come se fossero una striscia. E le dispone, le stira senza fare stretching, cioè senza fare delle alterazioni del materiale. Quindi in questo modo noi abbiamo, come vedete, una texturizzazione che è migliore della precedente perché siamo garantiti che sia omogenea. Nel caso non ci piacesse, possiamo comunque fare S e modificare come vogliamo. Direi che questa, che è più o meno vicina all'originale, è quello che ci interessa. Ma andiamo avanti a mettere gli altri materiali. Adesso abbiamo fatto il tetto, quindi vogliamo dire che la parte davanti e la parte dietro invece è formata da un nuovo materiale. Quindi più e mettiamo un nuovo materiale, new, e questo lo chiamiamo assi di legno. Questo materiale lo associamo image e lo associamo alle planks. Planks in inglese vuole proprio dire assi di legno. Ok, allora come facciamo adesso adesso innanzitutto ce lo guardiamo, quindi planks sono queste. Ci selezioniamo le parti della struttura che vogliamo che siano texturizzate come abbiamo detto. La tecnica del Project From View prevede che vediamo frontalmente, quindi adesso ho fatto uno, ma in realtà devo fare tre, vediamo frontalmente le facce su cui vogliamo proiettare l'immagine e
Facciamo appunto U e facciamo Project from View. Quindi come vedete abbiamo che queste assi non sono esattamente quelle che volevamo. Ah, ecco, non sono perché? Perché adesso stiamo in realtà ancora posizionati sul tetto. Quindi quelle facce dobbiamo prima cliccare su assi di legno, poi fare Assign. E vedete che in questo momento quelle due facce sono state assegnate a questo materiale, assi di legno, e quindi come vedete stanno prendendo esattamente questa forma. Qui facciamo S per ampliare questi assi e così abbiamo texturizzato la parte che vogliamo essere fatte con le assi di legno. Ok, poi diciamo che vogliamo texturizzare con lo stesso sistema anche questa parte. E questa parte sto facendo shift e poi sto selezionando. Ci accertiamo di aver selezionato le facce che ci aspettiamo, 4. Qua sopra abbiamo visto che c'erano conteggiate il numero totale di facce e il numero di facce selezionate, quindi in questo modo sappiamo se abbiamo selezionato tutto bene. Facciamo A eventualmente se non siamo sicuri. Se per caso ci scappa una faccia che non volevamo, è sufficiente sempre con lo shift ricliccare quella faccia e così abbiamo risolto. Ok. Vediamo, io premo 3, anche qui stesso discorso che abbiamo fatto più volte. Se voi siete allineati diversamente da me, per vederlo non dovete fare 3, ma probabilmente 1, perché io vedete che sono allineato in modo tale che la Y mi va dalla sinistra a destra della casa. Quindi ho selezionato questo nuovo materiale, aggiungiamo il materiale che è intonaco, lo creiamo, new, questo diventa intonaco e lo assegniamo image texture a plaster. Vedete che non è cambiato il materiale perché cosa manca? Manca la UV map. Per chiarezza ci posizioniamo sull'intonaco anche qua, ancora non è cambiato. Facciamo U Project from View e adesso mi ha dimenticato un altro pezzettino che è l'assegnazione di queste quattro facce all'intonaco. Quindi facciamo Assign. Ed ecco, vedete che abbiamo l'intonaco. Facciamo S, ampliamo. Ecco, quando ampliate, fate attenzione a non ampliare troppo, perché se ampliate in maniera eccessiva, la texture si ripete all'infinito e l'effetto che vedete tutti questi quadratini. Questi quadratini, significano che lui sta ripetendo l'immagine. Quindi dovete ridurre. Cercate di ridurre in modo tale da avere, da non, cioè anche se si ripetono un po', ma che non si capisca che ci sia una ripetizione. Ok, quindi siamo quasi arrivati alla fine. Abbiamo texturizzato il tetto, abbiamo texturizzato le assi davanti. Tra parentesi, questa texturizzazione conviene farla prima di tagliare, perché quando poi si è tagliato diventa, o comunque quando si sono fatte delle alterazioni a questa struttura, diventa leggermente più difficile la texturizzazione. Quindi texturizzazione in effetti conviene farla abbastanza presto, quando la struttura della vostra casa è ancora semplice. Non ci sono porte, non ci sono infissi, non ci sono niente. Andiamo a texturizzare l'ultima parte, che è il muro. Quindi selezioniamo le parti laterali, shift questo, ok, due facce selezionate, aggiungiamo i muri, new, muri, mattoni, chiamiamolo mattoni. E poi adesso abbiamo imparato che dobbiamo fare assign. Assign l'abbiamo fatto. E mettiamo effettivamente image texture e selezioniamo brown brick, cioè mattoni così. Qui
Quindi lui vedete che ha cambiato qualcosina, ma finché non abbiamo fatto l'UV unwrap, che facciamo 1 e poi facciamo U e poi facciamo project from view, vedete che ci ha messo il muro. In realtà per capirci qualcosa mettiamoci ancora il muro qua. Boh, mattoni forse un pochino troppo grossi, quindi andiamo S e li mettiamo i mattoncini un pochino più piccoli. Ok, quindi abbiamo sostanzialmente finito la texturizzazione. In realtà, se cliccate l'ultima faccia in fondo, vedete che la faccia in fondo mi si è spostato l'impostazione sul tetto. Questo perché non avendola ancora assegnata, rimane assegnata ufficialmente al primo materiale. In realtà non si vede, quindi non sarebbe un problema, ma se doveste vederla dal basso e vedere che c'è il tetto sullo sfondo, non è un granché. Quindi suggerirei eventualmente di mettere un materiale neutro e questo materiale lo chiamiamo base neutra. La base neutra la facciamo di un colore che facciamo scuro. Quindi prendiamo e la facciamo nera. Ok, e poi per essere sicuri facciamo il solito giro, cioè quindi selezioniamo questo oggetto, no? Cioè questa faccia, e facciamo la U. Ah, tra l'altro, piccolo trucco, se qui invece di se non facciamo niente, quindi non facciamo project from view, ma facciamo l'unwrap standard, lui automaticamente prende la faccia e la segna a tutta la texture senza bisogno di allinearsi. Base neutra, però, vedete che me l'ha fatta ancora col tetto, quindi facciamo assign sulla base neutra e vedete che è diventata nera. Perfetto. Allora, in questo modo abbiamo assegnato 2, 4, 5 materiali. Siamo pronti per fare l'export verso Second Life. Allora, per fare l'export, quindi selezioniamo in Object Mode la nostra casetta. Allora, qui dovrebbe esserci l'export qui sulla sinistra. Ah, ok, eccolo qua. Facciamo file export collada e poi qui selezioniamo SL più OpenSim Static. Una cosa che ultimamente faccio è di includere le material textures. Abbiamo visto che in realtà include solo la prima texture, ma così prendiamo questo vizio nel collada e poi facciamo l'export user spacchio e mettiamo casa 5 materiali. Facciamo export e lui ha esportato l'oggetto che è stato selezionato. Ricordatevi di selezionare l'oggetto, altrimenti vi esporta qualche cosa di che magari non è quello che volete. Adesso andiamo effettivamente in OpenSim, entriamo in Firestore sono entrato in Craft, vedete che siamo nella land Edu 3D Blender e qui qualcuno ha già cominciato a portare delle costruzioni. Qui ho chiesto a tutti di crearsi una piattaforma 64x64 e di cominciare a fare i propri esperimenti. Al termine del corso, quest'estate, faremo poi un giro per vedere le proprie realizzazioni. Quella credo che sia la pedana di Eva Cry, che come vedete è diventata bravissima, così come da qualche parte laggiù c'è la pedana di Gianfranco,
che anche lui è bravissimo. Ora, facciamo, come abbiamo visto, l'upload del nostro modello Mesh Model. E lo dunque, dove l'avevamo messo? L'avevamo chiamato 5 texture, giusto? Casa 5 materiali. Facciamo l'import open. Vedete che mi ero dimenticato di cambiargli nome, quindi ricordatevi sempre di andare in Blender quando fate qualcosa del genere. E di mettergli sempre il nome giusto, nome giusto che trovate qui da qualche parte. Quindi in Object Mode, se non riuscite a trovarlo, c'è un po', eccolo qua, item, qui mettete casa 5 materiali, ok? Vedete che è cambiato, in modo tale che quando lo importate qui ci sia effettivamente scritto casa 5 materiali. Ok, qui consiglio di mettere, soprattutto quando il numero di triangoli vertici non è molto alto, potete provvedere a fare use load above e use load above. Ok, a questo punto semplicemente accertatevi qui shift click che, non ci, che le tangenti siano giuste, quindi che si veda senza strane trasparenze. Calculate weights and fees e poi facciamo l'upload. Allora, l'upload abbiamo casa 5 materiali. Questa la prendiamo e la mettiamo per terra. Vedete che questa casa è piccoletta. Possiamo cambiarne le dimensioni facendo Ctrl Shift e aspettate, Ctrl Shift e poi andando ad ampliarla ed ora andiamo a metterci le texture. Allora, le texture adesso, le texture avendole messe in un'unica cartella, posso anche caricarle in un colpo solo, nel senso che vado sotto bulk e poi devo andare nel posto dove le avevo messe, 1024. Eccolo qua. Quindi sono una. Vediamo un po' se riusciamo a selezionarle. Shift, shift, shift. Quindi selezioniamo le nostre quattro texture. Facciamo open. E lui in teoria dovrebbe fare l'upload di tutte e quattro le texture. Bene, a questo punto diventa tutto abbastanza semplice, nel senso che prendo le varie texture, quindi per esempio il roof, e lo sposto sul roof. E come vedete, lui mi texturizza implicitamente il tetto. Poi posso prendere i mattoni e metterli sui lati. Ok. Notate che una volta che l'ho messo su una delle facce che compongono il materiale, automaticamente si viene messo anche nella faccia corrispondente. Cioè i materiali diventano sostanzialmente riconosciuti da OpenSim. Prendiamo ancora l'intonaco e lo mettiamo qui e poi prendiamo le assi e le mettiamo qui. A questo punto direi che la texturizzazione è praticamente completata, nel senso che abbiamo in OpenSim esattamente quello che ci aspettavamo. Notate che in realtà possiamo ancora operare, nel senso che se abbiamo altre texture, possiamo sostituire le texture. Nel senso che se noi andiamo nel nostro inventario, anzi facciamo così, Edit, Shift e duplichiamo la casetta, così non tocchiamo
la casetta originaria, selezioniamo una texture che abbiamo da qualche parte, textures. Qui per dire abbiamo un tot di roba. Vediamo, vabbè, era giusto per dire. Se prendiamo questa qui, che sono il due di fiori, la prendiamo e la mettiamo dove ci sono i mattoni, automaticamente vedete che la UV map che abbiamo fatto viene riapplicata nella parte del due di fiori. In questo caso, per dire, vabbè, il due di fiori ovviamente è una texture un po' sfortunata. Ma se vogliamo cambiare, cioè farla in maniera tale che si veda meglio, possiamo andare a selezionare la faccia, e qui selezionare la faccia significa selezionare il materiale, perché vedete che ho selezionato qua e mi ha selezionato anche la parte opposta. Se seleziono il tetto, mi seleziona tutto. Alt. Ecco, vedete che mi sta selezionando tutto il materiale corrispondente. Quindi, se noi adesso torniamo sul 2 di picche con la Select Face e andiamo su Texture, possiamo, andando a lavorare sulle scale, quindi per esempio qui vediamo che probabilmente la scala verticale, intanto qui mi fa vedere dove inizia e dove finisce, vedete? Quindi io posso modificare l'offset, vedete, in maniera tale da spostarlo orizzontalmente. Possiamo modificare la scala orizzontale per farla più larga. L'offset conviene forse farlo a mano, meno 0,05. Ok? Una cosa che dovrebbe funzionare, vedete che si può praticamente tenendo premuto il tastino lavorare su questo offset. Quindi questo è l'offset verticale. Tra parentesi, l'offset verticale, se gli mettiamo meno, ah no, questo qui dovrebbe andare. Ok. Vertical scale meno 1, qui se facciamo meno 1 della scala verticale, vedete che raddrizziamo eventuale l'effetto specchio, però attenzione che questo viene fatto su tutto, anche dall'altra parte. Ok, quindi con questa UV map non è che si possa fare miracoli, però si può ruotare la texture ancora 90. Vedete che abbiamo la rotazione della texture e possiamo lavorare sulle scale nel tentativo di avere la nostra immagine come ci aspetteremo che debba essere messa. Quindi dobbiamo ancora fare questa. Ecco, no, beh, forse ci sarebbe ancora la scala da operare lì sopra. Comunque, tutto questo era per dirvi che possiamo ancora lavorare parecchio sulle texture, aggiustarle, anche se siamo in OpenSim e dove non possiamo più modificare la mesh. L'unica cosa che possiamo modificare sono le texture. Possiamo modificare eventualmente le proporzioni, nel senso che possiamo farla allungarla in un senso o nell'altro, ma la struttura di fondo della casa rimane la stessa. Okay. Questo qui è più o meno tutto quello che abbiamo fatto
mercoledì scorso e credo che sia per quelli che c'erano, che magari fanno un ripasso, ma soprattutto per quelli che non ci sono stati, possono avere un'idea di cosa succede, andare in Edu 3D Blender, farsi una piattaforma di 64x64, eventualmente se non la sapete fare, fate tasto destro sulla mia, questa qui centrale, e fate un More Take Copy e ve la trovate nell'inventario, piattaforma, e poi la arrezzate, vedete, la arrezzate ed eventualmente gli cambiate il colore. Modifica texture, quindi potete mettere bianco e nel colore gli potete mettere un altro colore e soprattutto cambiargli il nome, quindi qui mettete il vostro avatar. Ok, quindi siete tutti invitati a entrare in Craft, andare sulla Edu 3D Blender, quindi CTRL M, scrivete Edu 3D, fate cerca e poi andate in Edu 3D Blender e qui fate teleport. Qui adesso questa la tolgo. Prendete la piattaforma, fate una copia oppure un compra, potete anche fare il tasto sinistro e comprate la piattaforma, che forse è ancora più semplice. Ve la disponete dove meglio vi aggrada. E poi lì potete fare i vostri esperimenti e poi alla fine faremo la mostra di quello che avete fatto. Grazie di tutto, ci vediamo alla prossima.